Da bassanese devo dire che sono orgoglioso che ci siano questo tipo di manifestazioni e tengono in alto il nome di Bassano e danno l'opportunità a gente anche che non è bassanese di vedere la meraviglia del luogo e la fortuna che abbiamo noi bassanesi di vivere in queste zone. Quindi da Bassano al Monte Grappa, tutta la pedemontana di sicuro è un'esperienza bellissima a livello paesaggistico, ma anche di appassionati per gli appassionati di automobili a livello di strada, perché ci sono le strade più belle del mondo. Ma sempre con grande passione da parte degli organizzatori, è un modo per poter tenere in mente e far vedere anche ai giovani quello che è stato il periodo dei rally veri, quando si correva giorno, notte, da tutte le parti. Quindi questo modo di portare ancora delle vetture sulle strade che sono state mitiche sopra il Monte Grappa, da tutte queste zone qui, è una cosa importante, perché richiama sempre un pubblico molto appassionato e anche molto intenditori, e credo che sia una cosa che continuerà.
Ringrazio Gigi, gli organizzatori, Gigi, Michele, la Magda e tutti i suoi collaboratori per questo bellissimo evento, il quale ci ha invitato tramite Marco, che loro si conoscono da tempo. Siamo venuti, diciamo così, con tanto entusiasmo e adesso siamo arrivati a circa la metà del percorso, poco più. E niente, è veramente un percorso bellissimo e noi siamo aggregati alla loro organizzazione, che è veramente fantastica, e ripeto i complimenti. Per cui adesso vedremo per l'anno prossimo come club di partecipare e fare un gemellaggio, partecipare con più Ferrari, perché l'evento, diciamo così, abbia un tocco di rosso, chiamiamolo così, ecco, tra le bellissime auto che hanno partecipato, che partecipano, che se non sbaglio è il quarto anno, è la quarta edizione, per cui complimenti veramente e grazie a tutti. Il Museo dell'Automobile Bonfanti Vimar appoggia fino dalla prima edizione il Monte Grappa Legend, per lo spirito che anima gli organizzatori di questa stupenda giornata di amicizia con il comune denominatore della passione per i motori d'epoca. Noi che quest'anno compiamo i 25 anni di vita, di attività, primo quarto di secolo, cerchiamo di tenere sempre alto lo spirito vero, quindi portare in esibizioni dinamiche le macchine più datate. Quindi non solo dei soprammobili di lusso, ma proprio degli oggetti che hanno un grande passato, una grande storia, che possano ancora per le strade del mondo fare rivivere le emozioni. Oggi andremo su a Campo, si chiama Campo, vicino a Lano, dove è sepolto Gianfranco. E ci faremo una piccola sosta, naturalmente rivolgeremo il pensiero a lui. È una giornata particolare, per me molto emozionante, perché Gianfranco è stato sempre il mio navigatore, compagno, anche amico. Una persona splendida, intelligente, con la quale potevi dialogare di moltissime argomentazioni, quindi anche di compagnia. Andavamo a camminare spesso in montagna e lui aveva il passo, diciamo, abbastanza veloce, e l'ho avuto anche questa volta, che mi ha preceduto dall'altra parte, purtroppo. Questo qui è un momento molto importante della manifestazione, che con questa tappa, con questo momento qua, uniamo veramente la parte sportiva alla parte culturale delle nostre zone. Abbiamo delle zone qui attorno al Monte Tomba, al Monte Grappa, che bisognava per forza fare, una tappa importantissima. Poi il bilancio della manifestazione, sì, è una manifestazione bella, tranquilla, la prima regolarità, tanti amici, perché noi abbiamo lavorato sempre con gli amici, contenti, e la soddisfazione, anche se c'è qualche gocciolina d'acqua, ci sta, però io personalmente sono soddisfatto. Cosa dici, Michele? Stiamo crescendo un passo alla volta, con calma, umiltà, rispetto, soprattutto dei luoghi sacri che visitiamo. E tanta passione, amicizia. Sì, è un bel crescere, è un qualcosa di sportivo importante. Fra poco andiamo a fare la premiazione, abbiamo varie situazioni importantissime, le vedremo un po' più avanti. C'è la consegna, a parte chiaramente i trofei, chi ha vinto, la regolarità, varie cose, 100 metri della speranza, però ci sarà una premiazione molto sentita a livello culturale di libri e anche data da personaggi che non ci sono più e che ci hanno lasciato un qualcosa da portare avanti. Siamo obbligati a portare avanti questo. Magda, tu cosa dici? Ma posso dire che è partita 4 anni fa e grazie a Gigi, in ricordo di mio papà che ci ha lasciato,
È stata la prima manifestazione, chiaramente è stata emozionante, fortissima. La stiamo portando avanti di anno in anno, sviluppando sempre di più il percorso, le caratteristiche anche dei nostri scenari, e quindi è una tappa sempre molto importante, molto bella. Vedo che partecipano anche equipaggi che provengono fuori dalle nostre zone e sono rimasti molto soddisfatti del territorio, del percorso che è stato fatto. Quindi diciamo che di anno in anno progrediamo, ecco, ci sviluppiamo, sempre molto emozionante, molto bella. Grazie Gigi.